Buongiorno, stamattina mi trovo a Prato Maslino, in Valtellina. Per venire fino a qua la strada è lunga e stretta e l'ultimo pezzo è sterrato. Bisogna pagare 5 euro di ticket nel bar del paese sotto e voglio andare al Pizzobello. Arrivati a fine strada ci sono degli spiazzi per parcheggiare e c'è anche una bella fontana, se non l'ho detto, e di fianco alla fontana parte il sentiero. Seguiamo fedelmente la sterrata fino alle casette, poi la strada girerà e l'attacco vero e proprio è là sulla sinistra. Dopo quasi un quarto d'ora seguendo la carrabile, in questa curva troviamo i cartelli Pizzobello 2 ore 50 e comincia il vero sentiero. Dopo 25 minuti arriviamo a un bivio, prendiamo a destra, proprio dove è caduto quel tronco qua adesso, e si sale. Sono passati 45 minuti, la strada è abbastanza ripida, ma molto semplice. Dopo quasi un'oretta si esce dal bosco e guardate qua che bel panorama. Dopo un'ora e un quarto arriviamo ancora a queste casette e troviamo i cartelli Pizzobello 1 ora e 50. Siamo arrivati vicino alla cascata che vedevamo da lontano e a destra ce n'è anche un'altra che non si vedeva. Dopo 1 ora e 50 c'è un primo scavallamento, arriviamo in questa vallata. Più avanti arriviamo a queste baite, sentiero segnato, e qua si vede poi a sinistra la nostra salita fino alla sella del Pizzobello. Sono arrivato nel vallone dopo 2 ore e 20 e qui c'è ancora un po' di neve. Si sale belli ripidi. Il sentiero comunque è segnato. Dopo 2 ore e mezza sono quasi arrivato alla sella. Dopo 2 ore e 40 sono arrivato alla sella e da Pizzobello ancora 20 minuti.
Questa è la vallata dall'altra parte. Levanti a me i corni bruciati. E adesso il pezzo più ripido. Si vede l'ometto prima della croce, ci siamo quasi. Sono arrivato all'ultimo pezzo di cresta, quello più ripido. Questa è la salita, l'ultimo pezzo. Ultimo pezzo, qualche roccetta in più. Non difficili da fare comunque. Eccomi arrivato all'ometto in vetta. Si vede la croce. Eccola là. Ormai ci siamo. Dopo 3 ore sono arrivati in vetta al Pizzo Bello a 2753 metri. Per oggi è tutto, alla prossima!